bentornati sul canale La manina slime. Salati preziosi, patatine. Allora, qui c'è da raccontare una piccola storia. Nel senso che 35 anni fa, in seconda media, quella che tu frequenti adesso, uscivano in le patatine, penso, della San Carlo, allora, con dentro le manine slime. Quindi parliamo di più di 30 anni fa. Una cosa, quindi ho detto, quando che colore... ho detto, no, devo vedere come che sono. Che colore la vuoi? Io me la ricordo, ne avevo tante, ma quella che mi piaceva di più era gialla fluo trasparente. Io ho gialla fluo trasparente o verde oppure viola, perché mi piace. Quindi sono molto curioso, soprattutto quelle di una volta, erano belle toste massicce. Qui adesso secondo me sono leggerine. Stavolta lascia aprire a me. Ma neanche mangio patatina allora. È blu. Bello. Ho vista! Come hai fatto a vederla? Non è nascosta. Tagliala, Questa, se li trovate, regalatela ai vostri genitori, che sicuramente si emozioneranno. Fa vedere se è come quella. Aspetta che la rimetto in sesto un attimo. Oh mamma. È un po'. Allora, vi faccio vedere. Intanto. È un po'. Metti a fuoco. Allora, già vi dico che la consistenza e lo spessore sono sicuramente inferiori a quelli di allora. Questa più o meno dovrebbe essere... Anche perché in un pacchetto di patatine. Ma hai un foglietto di carta, una figurina degli amici cucciolotti, eccola qua. No, aspetta, Artonauti, scegliamone una, ecco lo spazio. Guarda, lo scopo era questo. Allora, intanto si prende dal fondo e poi si fa così, no? Ma si pile, non sono riuscito a prenderla però... Lo scopo è, vedi, e te la porti via. Fa provare? Vai. Adesso distruggi tutto, il cioccolato che c'è lì. Hai preso la tenda. Vai, vai, ce la puoi fare, io ho fiducia in te. Io credo in te, Naruto. Mancata. Te la metto qua, facciamo. Perfetto, presa. Non l'ho presa però. Quando poi... Che precisa. Quando poi si sporca, perché questa raccoglie tutta la polvere del mondo... Ma guarda, c'è l'anellino per metterci il dito. Certo, quando si sporca la lavate con acqua e sapone. Ripeto, è molto leggera, Però è, il concetto è uguale, diciamo che è una metà di quanto erano grosse quelle di una volta. Mi ricordo che c'erano anche tipo i dinosauri con la lingua rossa... che acchiappavano proprio la roba, erano spessissime le lingue, e magari arriveranno anche quelle. Aspetta che facciamo vedere una cosa, se riusciamo. Ferma, allarghiamola qua, e mettiamola, appiccichiamola qua in modo da far vedere le dita come sono fatte. Vediamo se riusciamo. Ecco qua. Ecco, adesso si vede bene. Ci abbassiamo un attimino così si vede meglio la mano. Io l'avevo verde, da piccola. Queste cose ritornano spessissimo, devo dire... Allora. No, l'hai tolta! Assassina! Oramai il gioco per questa sera è quello di acchiappare le cose in tutta casa e soprattutto acchiappare le gatte. Va bene, è stato bello ricordare i tempi passati, i tempi che furono. Vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere un like, condividere, commentare, schiacciare la campanella per essere aggiornati su tutti i video. E come sempre... Noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!